Buongiorno a tutti, bentrovati per questa nuova puntata della nostra rubrica enogastronomica marchigiana. Paolo Agostinelli della cantina Ciucciù di Offida, insieme a Giovanni dell'agriturismo Vecchio Gesso di Ortezzano. Giovanni, che ci fai assaggiare oggi? Allora, oggi Paolo facciamo un piatto della classica cucina tradizionale ascolana del nostro territorio. Andiamo a fare il vincis grasso. Il vincis grasso è una sorta di rivisitazione della lasagna, che adesso brevemente, mentre vanno a assemblare, vi spiegherò. Qui abbiamo la nostra pannella all'uovo, eccola qui, appunto, e possiamo dopo farci tagliatelle, pietrine o maccheroncini, appunto, ma oggi noi la lasciamo intera e la metteremo a cuocere nell'acqua velocemente e andremo dopo a stratificarla insieme a altri ingredienti che man mano vi spiego. Quindi andiamo velocemente a sbollentare in acqua bollente salata per all'incirca 3-4 secondi la nostra pannella, appunto. Una volta che avrà fatto, l'andremo a passare nell'acqua fredda in modo che fermerà subito la cottura, in modo che la pasta non scuocia, perché dopo questa andrà cotta in forno, ok? E l'andremo a scolare proprio, ecco, vedete, all'interno di uno scolapasta, ma per un secondo, giusto il tempo che cade l'acqua in eccesso. Prenderemo un testo di alluminio o d'acciaio, come preferite, della vostra misura. Questa, io quello che sto facendo oggi è un testino per 6 porzioni. Andrò ad aggiungere il nostro sugo di carne, e questo non è un classico ragù, questo è un sugo che si faceva una volta, perché appunto il vincis grasso è un piatto della tradizione marchigiana, appunto, e è un sugo appunto di carne miste con rigaglie di animali di passacorte, quindi pollo, tacchino, conigli, perché un tempo i nostri nonni non avevano tutta questa abbondanza di carne, dovevano accontentarsi di quello che passava la campagna, quindi animali di passacorte. Certo. E poi andremo ad aggiungere la nostra mozzarella. Io prediligo una mozzarella disidratata. Si trova al supermercato quelle a panetti, a filoncini lunghi, che dopo andremo a macinare perché non rifà l'acqua in cottura, ok? E del parmigiano, vedete? Semplicissimo. E continuiamo così a stratificare. All'incirca il vincicasso deve avere all'incirca 5-6 strati e io procederò per questa strada. Certo. Benissimo Paolo, mentre io procederò, tu puoi tranquillamente spiegarci il vino che ci abbineremo oggi, ok? Volentieri, volentieri. Oggi io vi parlo di un vino che, come la tua ricetta, rappresenta la tradizione, è la lacrima di Morro d'Alba di Ciucciù. Per chi non conosce la lacrima di Morro d'Alba, è una denominazione veramente storica della regione Marche. Si parla addirittura che nel XII secolo ci siano stati dei riferimenti a questo vitigno. Quindi questo vino già era bevuto, era conosciuto da Federico Barbarossa nel XII secolo. E è un vitigno autoctono che cresce naturalmente nella provincia di Ancona e in particolare nel comune di Morro d'Alba e i comuni limitrofi. È una denominazione molto piccola, sono circa 250-260 ettari in tutto. Se non ricordo male, ci sono una ventina di produttori coinvolti in questa denominazione. E Ciucciù ha deciso intorno al 2012 di dedicarsi anche a questo vitigno. Ha acquistato 12 ettari di vigneto a Morro d'Alba e ha espiantato le piante che si trovavano lì, piantandone altre in regime biologico, e da allora produce una versione molto rappresentativa di questo vitigno. Considerate che è un progetto nuovo per Ciucciù. Ciucciù è conosciuta per i vitigni del Piceno, no? Perché si trova ad Offida, in provincia di Ascoli, è conosciuta per il pecorino, per la passerina, per i blend di Montepulciano e Sangiovese con cui facciamo Rosso Piceno Superiore. Abbiamo delle selezioni di Montepulciano, di Sangiovese. Per cui è stato un progetto nuovo quello di iniziare con la lacrima di Morro d'Alba. Però la volontà era quella di allargare la propria conoscenza e la propria offerta di vini autentici e autoctoni marchigiani, per cui è sembrato naturale dedicarsi anche a questo vitigno. La lacrima oggi è perfetta come abbinamento ai vincis grassi perché tu parlavi di rigaglie di pollo, di tacchino, di coniglio. Esattamente, Paolo, sì. La lacrima, è sempre stata considerata il vino del contadino. Il vino che era difficile da vendere e quindi veniva bevuto
in casa dalle famiglie povere di una volta e si sposa perfettamente con questo tipo di cucina povera che stai facendo tu. Ha degli aromi estremamente caratteristici, al naso sono molto floreali, si parla di petali di rosa e di violetta. Poi c'è tutta una parte speziata invece che riguarda invece il rosmarino, l'anice. A seconda del tipo di vendemmia, no? Se è una vendemmia anticipata oppure tardiva, ci sono anche note fruttate di ribes, di fragola, di amarena. Quindi è un vitigno molto complesso. Al naso sembra quasi dolce. In realtà in bocca è estremamente secco, ha tannini asciutti, molto secchi che sgrassano il palato. Vedo che la tua terrina è pronta. Allora, sì Paolo, grazie. La mia terrina l'ho terminata, volevo solo far vedere come chiudiamo l'ultimo strato. L'ultimo strato, vedete, lo andiamo sempre a chiudere col nostro sugo, ok? Nell'ultimo strato non metteremo mozzarella, ma metteremo abbondante parmigiano in modo che quando lo andremo a cuocere in forno Paolo farà quella buona crosticina che al palato ti farà quel bel crunch, giusto? Certo, certo. Senti, ma la besciamella la metti? Non ho capito. La besciamella la metti? No, infatti dopo ti ho ripassato la parola perché volevo appunto spiegare la differenza tra la sale e il vinci sgrasso in un minuto. Comunque questo è il nostro vinci sgrasso, è pronto. Dopo lo andremo a cuocere in forno a 180 gradi all'incirca per mezz'ora, 40 minuti, ma il tempo ce lo darà la doratura. Quando il vinci sgrasso è dorato e croccante è pronto. La differenza tra lasagna e vinci sgrasso, appunto Paolo, in un minuto proprio lo spiego, il vinci sgrasso appunto, come hai spiegato benissimo, dove si abbina benissimo alla lacrima, è un piatto povero della tradizione che veniva fatto appunto con questo sugo di rigaglie del parmigiano, che io ho modernizzato con il parmigiano perché prima si faceva con il pecorino, perché le pecore tutte le famiglie le avevano, e appunto della mozzarella. E la differenza è che questo è così semplice, invece sulla lasagna ci va il classico ragù bolognese con carni miste e la besciamella appunto. Questa è la differenza tra lasagna e vinci sgrasso. Il vinci sgrasso è così, povero come si faceva una volta, ok? Chiarissimo. Allora, io, caro Paolo, ho già un testino pronto in forno e adesso vi faccio vedere. Ecco come diventa Paolo, guardate che spettacolo. Mamma mia. Eccola la crosticina. Guardate la crosticina, bravo Paolo, che dicevo che fa appunto il parmigiano. Adesso in un bel piatto, oggi è l'impiattamento più facile da quando abbiamo fatto i nostri meeting, vedi Paolo? Oggi andiamo, dopo chi preferisce la parte centrale, chi l'angolo, a me piace l'angolo perché c'è la crosticina Paolo che io tipo sento. A mia moglie piace la parte centrale perché è più succosa, ok? C'è più certo. Carne. E questa, Paolo, la possiamo trovare quella del Turismo Vecchio Cezzo. E come ultima cosa vorrei dire che noi, per i nostri ospiti, io in primis, svolgo anche dei corsi di cucina, appunto come ho fatto qui con voi, ok? Insieme a voi di Giuseppe. Bello. Io qui, nella nostra cucina, svolgiamo questi corsi di cucina appunto con facendo delle pannelle, vinci sgrassi, insomma la maggior parte delle ricette che abbiamo fatto, quindi certo. I nostri ospiti che sono interessati, noi svolgiamo anche questi corsi di cucina, appunto naturalmente metteremo in abbinamento i vini a dovere, ecco. Assolutamente. Quindi Paolo, assolutamente. Detto questo, ecco il nostro vinci sgrasso. Molto bene, io faccio come sempre un brindisi a te e a tutti voi, ti ringrazio ancora per la bellissima ricetta e alla prossima! Alla prossima, ciao amici! Ciao!